Bisogna tirare fuori tutto per battere. Bisogna fare una partita importante. Sì, bisogna fare una partita importante perché il Frosinone sicuramente è la migliore squadra del lotto, perlomeno dice questo la classifica, dice questo il percorso, per cui è chiaro che è una squadra attrezzata per vincere il campionato. Bisogna tirare fuori tutto quello che ti rimane. Bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto, tutto quello che ci rimane, bisogna fare quello che noi abbiamo sempre fatto, salvo poi prenderci magari fisiologicamente qualche un attimino di respiro, come è successo nella partita con Lentella, e rimetterci in moto, perché io non mi esaltavo quando, forse vi esaltavate più voi, non mi esaltavo quando si vinceva e neanche mette primo per la sconfitta, insomma, non sarà né la prima né l'ultima. Capita, sto giochetto, una ci può stare che una perde, e ci è capitato perché probabilmente abbiamo fatto una partita sbagliata con delle, prego? Ah no, con delle magari anche qualche piccola attenuante, cioè, che non è solo relativo al campo, come ho letto da qualche parte, che qualcuno ha detto che abbiamo tirato fuori il campo come scusa. No, io il campo non ho tirato fuori come scusa, il campo è un dato oggettivo, che non era, secondo me, non è un campo campo stranissimo. Però che significa? Non è che devi trovare la scusa del campo, perché l'ho detto alla squadra, nelle prossime gare avremo altri campi sintetici. Però quello è un sintetico particolare, è inutile nasconderlo, se no è troppo facile parlare. È un sintetico particolare. Poi noi ci abbiamo messo del nostro, ci ha messo qualcosa anche l'arbitro, secondo me, in maniera clamorosa, perché poi nessuno ha sottolineato questo qui. Però al di là della nostra giornata sicuramente negativa, verso la quale nessuno può trovare sicuramente scuse, però ci sono stati poi degli episodi, onestamente, il secondo gol clamorosamente... Sì, ma non vedi la gazzetta dello sport, perché se dici nessuno... Io dico nessuno in generale, no. Però, no, però io parlo perché in conferenza stampa non c'eri tu, c'erano due colleghi della Gazzetta, io non l'ho voluto tirare fuori la cosa perché sembrava che stessi a mettere scuse, però il primo gol era fuori gioco, il secondo gol era fuori gioco clamoroso, e poi c'è stato il discorso dell'espulsione, solo che se la dici dopo un 2-0 sembra che l'allenatore va in conferenza stampa a tirare fuori scuse. Io mi sono permesso solo di parlare un attimino del campo, perché comunque... Secondo me, dai, su, voglio dire, vabbè, lasciamo stare, sennò sembra, capito. Però dei giornalisti in conferenza stampa, anche quelli nostri, invece di dire cose, di dire dell'arbitro, di palesare questa cosa che c'era stata, sono stati solo preoccupati di dire, ma come mai sempre queste cazzo di scelte, ma non ve preoccupate di queste scelte, sempre a fare i tecnici, gente che lavora da mezza giornata, viene a fare domande, ma queste scelte, ma che scelte, lasciate stare le scelte, parliamo di cose oggettive, abbiamo fatto una brutta partita, l'abbiamo sbagliata, probabilmente se avesse giocato pure Messi con noi sabato a Chiavari avrebbe fatto una brutta partita, perché probabilmente abbiamo fatto una brutta partita che dopo tanti mesi sta appiggiato su questo acceleratore, ci può stare pure a livello, come si dice, magari psicologico, di mollare un attimo. Non aiutati sicuramente, la partita poteva essere diversa, poi sicuramente il campo non ci ha aiutato a noi, perché noi... Il campo ci ha esasperato, volevo dire che il campo ha esasperato le nostre difficoltà sabato, capito? Le ha esasperate. Sì, infatti, no, io mi riallaccio un po' a quella lì, che dopo sembra chissà che è successo, hai perso una partita, la vita continua, pensiamo al Frosinone, c'è da fare una partita importante, perché il Frosinone, l'ho detto prima, è la prima classifica, è la più forte del lotto, secondo me, lo disse già in tempi non sospetti, e quindi ci sarà da attrezzarsi per fare una bella gara, punto. Ci vuole anche una grande difesa. Ma la difesa, anche se è parlato tanto di sta difesa pure, altra cosa, dopo io vi smentisco con i numeri, perché voi i numeri mi guardate. La difesa, dal 7 novembre a oggi, nonostante i tre gol di Benevento, è la quarta difesa del campionato. Ha preso un gol meno, un gol più. L'unica che ha fatto meglio di tutti è il Pisa, ne ha presi 11. Poi ce ne sta una a 13, una a 12 e noi a 14. Da novembre siamo la quarta difesa. Quindi di che stiamo a parlare? Ma io dicevo, nel senso che sei senza difesa adesso, con tutti i... vabbè, qualcosa ci inventiamo, ci mancherebbe, però non vorrei neanche, noi dobbiamo parlare sempre di squadra, di atteggiamento. La squadra, secondo me, nella partita di Entella, al di là che ci sono stati degli errori a livello difensivo, ma dovevamo fare di più davanti, no dietro, perché la filosofia è un'altra, dovevamo essere un po' più propositivi, secondo me, cercare di creare più problemi a Lentella, e in questo probabilmente, sempre come squadra, non parlo degli attaccanti singoli,
abbiamo fatto poco, abbiamo accompagnato un po' poco, siamo stati poco pericolosi secondo me. Poi con quei giocatori, Lentella a casa vince con tutti, solo con la spalla ha perso, perché dopo 3 o 4 minuti erano 11 contro 10, se no vince con tutti, ci sarà un motivo, perché c'hanno dei giocatori davanti che sono già bravi di loro, su quel campo diventano ancora più bravi, per cui possono mettere in difficoltà anche a te. Stefano, chiedo scusa, rimaniamo su questa bellissima partita, perché questa è una partita che attrae molti interessi. Ti dico un dato che sicuramente ti piace. Nella classifica del giro di ritorno c'è la Spal che ha fatto 16 punti e prima Frosinone Novara sono a 15 e il Bari è terzo a 14. Quindi praticamente rimanendo nel girone di ritorno, che poi è il girone che poi diventa decisivo, no? Di fuoco, questa è una partita da vertice assoluto. Ma sì, ma lo sarebbe, per me lo è ugualmente. Una particolarità, chiedo scusa, parlando di numeri sempre della notizia, no? In questo periodo, le ultime 7 partite, il Frosinone ha subito solo 2 gol. Il Bari ne ha subiti un po' di più perché ci sono anche quei 3 di Benevento che pesano. Questo vorrebbe dire che comunque il Frosinone, che ha segnato nel frattempo la metà dei gol segnati dal Bari, infatti, la vedi com'è coperta? Sì, ma il Frosinone può gestire, noi no. Capisci? Il Frosinone, guardando tutti dall'alto, può fare dei calcoli. Noi i calcoli non li possiamo fare, perché la nostra storia è diversa dal Frosinone. Intanto noi del lotto delle squadre che stanno davanti, mi riferisco dalla prima, con noi dentro, al Carpi siamo l'unica che ha cambiato allenatore, quindi è una storia già diversa, cambia, insomma, i ragazzi cambiano lavoro, devono cambiare un po' di cosettine. In più siamo una squadra che a gennaio ha cambiato tantissimo rispetto alle altre, che già lavorano con uno zoccolo duro da parecchio tempo. Se noi fossimo stati davanti, probabilmente anche noi potevamo guardare quello. Infatti il Frosinone che ha fatto? Ha cambiato anche un po' il sistema di gioco adesso, no? Per cui lo può fare, perché vede tutti dall'alto e può gestire. Non lo so, no, non ho detto, non so se sta gestendo, non mi riguarda il Frosinone, però a livello di classifica, stando lì sopra, può guardare bene sotto quello che succede. Noi no, perché noi abbiamo fatto una striscia importante, poi ne perdi una e ti ritrovi un'altra volta con tutte quante lì attaccate. Perché? Perché la nostra storia è diversa. Infatti la nostra storia che dice che per mettere a posto questa classifica abbiamo dovuto fare, pur rischiando qualcosa dietro. Perché se vi ricordate bene, a noi faccio gol nella mia prima parte di campionato. Vi ricordate quando eravamo... Non era chi ci faceva gol? Non abbiamo mai gol. Però che dicevate voi qua? L'attaccanti, tu palle, stata l'attaccanti. Lo so, figlio, è così. Adesso abbiamo spostato un po' l'obiettivo per vincere. E non mi dite, difesa. La difesa purtroppo ogni tanto la facciamo lavorare un po' in sofferenza, no? È normale, se vogliamo attaccare la porta con 4-5 giocatori per cercare di fare gol. È sempre una storia. Infatti Frosinone è stato bene al numero, adesso ha fatto meno la metà dei gol nostri, però ne ha subiti di meno. Giusto? Ha cambiato qualcosa anche Beh, certo, tattico. Probabilmente hanno cambiato qualcosa sul piano tattico, però te lo ripeto, se lo possono permettere loro. Ha intenzione di assomigliare al Frosinone domani o no? No, magari se assomigliavamo al Frosinone vuol dire che eravamo in su in classifica. Non lo so, sta a fare una battuta, non lo so, ora vediamo. Ci abbiamo delle difficoltà, devo valutare un po' di cosettine. Per cui non vuoi dire, sto riflettendo. Stai in difesa tu? In che senso sto in difesa? Cioè non ti vuoi scoprire? Io faccio la squadra in base ai giocatori che ho a disposizione. Noi abbiamo delle difficoltà questa settimana, oggettive, non è che mi sto mettendo a niente. Non abbiamo dei giocatori purtroppo. Perché e qualcuno... sono ma non lo so se sono due. Ora devo valutare bene, perché se riusciamo a recuperarne qualcuno in ancora... Certo. Cioè, no, Fra, ma io sono d'accordo con te. Io ti ripeto, io non ti posso neanche essere d'aiuto, sai perché... che voglio guardare, io meno male mi porterò un po' tutti, poi voglio dare un'occhiata perché non so quanti ne recupererò. Può darsi che di quelli a mezzo servizio ne recupero qualcuno, può darsi no. E quindi che ve sto di oggi? Voglio valutare. È un momento di difficoltà. Irrecuperabile è, vediamo un attimo, sicuramente Macek e Morleo, che c'è una frattura. Da valutare Salzano, c'è da valutare un sacco di cose. Ma qua mi fermo poi perché non voglio dare vantaggio a nessuno, non so. Qualcuno ce l'abbiamo in difficoltà.
pure Cassani, ce n'è fino a più di uno, sì, ce n'è più di uno che è borderline, per cui Morleu ha avuto un'infrazione, sì, è un'infrazioncina al costato, per cui non c'è. Mister, io scusa, tornando un attimo ai numeri che già sì. sono stati dati, no? Ce n'è un altro che può essere importante per la chiave di lettura, secondo me, ed è quella che, oltre ad essere la quarta difesa meno battuta del campionato... No, in generale, no. Io parlo... Siccome voi questa settimana avete parlato molto di questo aspetto difensivo, siccome io numeri un po' me li ricordo, però mi piace sempre essere preciso, ho chiamato lui e gli ho detto: mi fai un attimo la classifica dei... Voglio riferire proprio al prossimo, cioè dei 28 gol che ha preso, li ha presi in trasferta. Ah, beh, questo sì, beh, non lo sai. Sì, sì, no, può dire no. Questo può dire come no. Io dico solo una cosa, io dico che il Frosinone, a mio avviso, ma non lo dico oggi perché dobbiamo giocarci conto, se vi ricordate quando parlavamo di vertice del Frosinone, ho sempre detto che secondo me era la squadra più attrezzata per arrivare nei primi due posti, sicuramente ci arriva. Perché? Perché c'è una squadra con un gruppo consolidato, i giocatori li conosco, sono giocatori che ce n'ha più di qualcuno che in questa categoria fa la differenza, si conoscono molto bene, hanno vinto con parecchi di quei giocatori il campionato non più tardi di 2 anni fa, l'allenatore lo conosco molto bene ed è bravo, e quindi c'ha una serie di cose che gli permette di poter fare un campionato di vertice. In più anche loro hanno preso meno giocatori rispetto a noi, chiaro, non ce n'avevano bisogno, però quelli che hanno preso sono molto 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 interessanti, quindi c'ha tutte le caratteristiche per arrivare sicuramente fra i primi due posti. Io mi sbilancio, arriva pure primo il Frosinone, secondo me può arrivare primo tranquillamente. Tra l'altro con Marino sono sempre state sfide molto ostiche, sia la Serie A, Serie B. Sì. Vabbè, Marino è un mio carissimo amico ed è un allenatore che stimo, quindi mi fa piacere ritrovarlo dopo un po' di anni. E uno dei valori del Frosinone è anche l'allenatore. Cioè, credo. No, no, no. No, no, no. Se ti approccio alla partita? Ma l'approccio deve essere importante, non c'è poco da fare. Deve essere un approccio importante, perché se l'approccio non è importante puoi rischiare. Però, ripeto, noi dobbiamo fare quello che... siamo stati capaci di fare, ripeto, non metà la sconfitta, le sconfitte ci stanno nel calcio, ripeto, non so uno che sta a fare tanti drammi per una partita persa, oppure siamo diventati bravi perché ne abbiamo vinte 3 di fila, no, il percorso è lungo, tortuoso, difficile, si deciderà molto più avanti, ci vuole calma, non bisogna passare da un eccesso all'altro, è giusto che voi fate critica, ci mancherebbe, ma voi fate il vostro mestiere, noi però dentro dobbiamo rimanere sereni, con grande senso dell'equilibrio, se no non si va da nessuna parte, se no un giorno è così, un giorno è colà e le cose vengono male. Abbiamo perso la partita, a posto, finita lì dietro, quando vinci finita lì dietro, sotto la prossima. Come le altre, noi giochiamo col Frosinone o giochiamo con l'ultima della classe, dobbiamo affrontare tutte le partite alla stessa maniera, perché sennò io dopo divento stucchevole e ripetitivo. Non possiamo, la nostra situazione non ci permette di fare nessun tipo di calcolo, dobbiamo giocare sempre un certo tipo di partita con un grande atteggiamento. È chiaro, è innegabile che domani abbiamo la squadra più forte secondo me del lotto, e quindi dovrai fare una partita molto importante, non puoi permetterti con questi di sbagliare nulla, perché poi questi qua è chiaro che ti fanno male, perché è una squadra attrezzata. Poi fra 15 giorni c'è entrato. E poi vediamo. È la più forte di tutti, perché settimana prossima ce lo dirai, quindi anticipiamo la dichiarazione da Silvano. Ti volevo chiedere di due giocatori. Sì. Uno, come procede il processo di crescita di Greco? Perché secondo il mio parere lì tu lo devi trovare ancora, forse non lo troverai, no. Lo cambierai sempre il centrocampo, però lì sono è più facile che stia cambiando, no? In mezzo al campo. Ma noi... Greco come è messo adesso? Ma non bene, no, perché pure lui c'è un problemino, non so se riusciamo a... dobbiamo valutarlo. Ma Greco rientra nella schiera di quei calciatori che stiamo cercando di far crescere. Sì, ha iniziato, però poi non è che si è fermato, lui ha giocato, poi lui non era in grado di giocare delle partite attaccate, perché Greco è tanto tempo che non gioca e ci aveva avuto un problemino passato, per cui questi giocatori qua vanno gestiti con grande oculatezza, con grande attenzione, quindi non è che a volte le scelte delle altre cose sono anche un po'
cose parla, infatti mi rifaccio alle domande che ti vanno sulla stampa. Voi venite qui il sabato mattina, il venerdì mattina, non state qui durante la settimana. A volte chi fa queste domande qua dovrebbe venire a vedere l'allenamento, e così si rende conto che magari tanti giocatori che hanno fatto la domanda, ma hai scelte, ma noi a Antella le scelte erano quasi obbligate. Non so se c'è, loro, chi fa queste domande probabilmente non ci ha fatto caso. C'avevamo delle scelte quasi obbligate, perché uno non c'era, quell'altro stava poco bene, quell'altro abbiamo perso il giorno della rifinitura, qualcuno ha giocato accercato, eravamo Tonucci, non abbiamo neanche convocato perché stava male, per dire, no? Ci abbiamo avuto delle difficoltà. Sono domande fatte anche per consentirti di spiegare, magari. Sì, ho capito, però sarebbe, io dico sempre, cerca, ci alleniamo a porta aperta, porca miseria, e dopo è facile capire le scelte, perché uno che viene a vedere l'allenamento ci mette un attimo a capire le scelte, come, a volte. Quindi le scelte sono obbligate. Sta settimana parlo l'altra settimana. Non lo so, devo riflettere. Invece qui ci volevo fare domande a proposito del 3-5-2. Io l'ho ipotizzata, io oggettivamente non vedo l'allenamento, per cui non posso venire a vedere l'allenamento. No, ma mica io non ce l'avevo con te, io dico in generale, no? Però chi mi ha fatto questa domanda è giovane, no? E credo che questa domanda lavora da poco. Ma via un po' il campo per l'allenamento, che fa serva a crescere. Sul piano pratico hai ragione. Non so chi ti segue, però ecco, io ho ipotizzato solo il piano teorico. Che è un giocatore chiave di questa partita, con ipotesi sì. 3-5-2, se non altro per bloccare o tentare di arginare ipotetici pericoli dall'altra parte, può essere Furlan. Se tu dovessi giocare con un 3-5-2 e dicessi a Furlan di essere un po' più attento, magari anche in fase di non possesso, mettendo un terzino sì. dalla parte, Furlan dalla può parte. Essere un'eventualità, però io non ti dico la verità ancora. Me hanno caratteristiche un po' diverse. Guarda, io non lo so ancora, perché ti dico la verità, abbiamo delle difficoltà, per cui per quello che riguarda la formazione, onestamente, quello che tu dici è giusto, ci mancherebbe. No, può essere un'eventualità, no, da non scattare, ci mancherebbe. Però io devo fare ancora un po', devo guardare ancora un po' alcune cosettine riguardo a chi recupera o non recupera, capito? Devo vedere veramente con molta attenzione, perché è una partita che nasce un po' male. Ci abbiamo un sacco di problematiche, onestamente. La settimana abbiamo avuto un sacco di cose inaspettate, capito? E quindi voglio riflettere bene. Però quello che dici tu, la tesi che tu hai poco fa, sì. può essere fattibile. Giusta, fattibile, perché no? Sì. Brava. Bella, bellissima domanda. Ma volevo vedere se qualcuno me la faceva questa domanda. Vedi lei? Le donne c'hanno una marcia in più, c'è poco da fare. Brava. Sono rimasto pure io, visto e considerato che è... Aspetta, sta rispondendo. No, c'è ragione. No, non è per quello. No, di questo onestamente sono lontano da ste. Questa non la metto in. La Benda è lo stesso arbitro che è venuto qua a spalla. E c'erano stati dei problemi qua a spalla, vi ricordate? Dico, perché visto che qua a spalla c'era stato qualche problemino, magari si poteva, ricordate, rigore sia il nostro che loro, insomma. Però sicuramente domani la Penna farà una grande partita, anzi non me la fate neanche di sta cosa, sennò sembra che... Però la domanda è calza a pennello, proprio per il fatto che c'era stato sto... Magari con un po' più di attenzione si poteva evitare, visto che la spalla quando è venuta qui stava in... capito? Dopo... Però, ripeto... Le giornate negative capitano a tutti, ci mancherebbe. Magari con un po' più di attenzione si poteva evitare. Però facciamo finta che questa domanda non me l'avete fatta. Rimane solo tra noi, sennò andiamo a creare cose. Però la domanda è molto intelligente. Stiamo in diretta. In diretta con chi? Con tutti, col mondo. Vabbè, allora come l'ho detto? Col mondo. Col mondo? Col mondo. In diretta col mondo. No, sennò sembra voler fare una polemica, ma io la polemica non la voglio fare, perché per esempio... al di là del discorso della partita scorsa dell'errore dell'arbitro, che poi lì non è nell'errore dell'arbitro, lì è un errore palese del giudice di linea, perché onestamente io dalla panchina non me ne ero accorto, no? E non se ne è accorto sicuramente neanche l'arbitro, però il giudice di linea sta lì, è un metro e mezzo di la sua bandierina. Evitiamo queste cose qua, perché la partita probabilmente la perdiamo uguale, però tu lasciala 1-0 fino al 90esimo, poi magari fai una mischia e prendi un punto immeritato, però ogni tanto porta a casa un punto immeritato ci può anche stare,
e questa è una tesi. Quest'altra qui che diceva lei del discorso di La Penna, che sicuramente è uno dei migliori della categoria, però c'era stato quel precedente con la spalla, no? Qua in casa, qua a partita lì. Magari si poteva, ce ne sono tantissimi dei arbitri bravi, se ne poteva, come lui, se ne poteva scegliere un altro. Chiuso il discorso, nessuna polemica, va bene così. Ma che mi dimentichi, perché questo è un altro aspetto, io non so se tu ci credi o no come tecnico, o se l'hai fatto da calciatore, ma credo di sì. Quella faccenda della mancato secondo cartellino, sì, a Moscati, sì, si chiama Moscati, sì. È vero che è passata in cavalleria nel dopo partita, per me è stato un errore tecnico gravissimo, molto grave. Se ne è accorto, ha redarguito il giocatore, si è ricordato che aveva ammonito 3 minuti prima e non l'ha ammonito di nuovo. Però i tuoi giocatori non hanno fatto niente. Certo, ne abbiamo già parlato di questa cosa, perché probabilmente... Certo, certo, no, no, certo, certo. No, no, ma io non ho parlato con la squadra, ma sì, però sai, poi a volte anche là il confine è molto sottile. Dopo si esageri, rischi magari che prendi un cartellino e dopo viene fuori, vedi, il solito discorso non andare a reclamare. Quando l'arbitro ha fischiato bisogna stare zitti, sì, è vero, però magari lo si poteva far notare. Sì, un po' di pressione si poteva fare, perché quello è stato un errore, secondo me, dell'arbitro. Abbastanza grave, quello andava sicuramente espulso. Poi ripeto, la partita, io queste non sono scuse, la partita probabilmente la perdi uguale, però noi non vogliamo una cosa in più, non vogliamo una cosa in meno. Fuorigioco è fuorigioco, fuorigioco deve essere fuorigioco, l'espulsione c'è, ad evitare, vale per lui e vale anche per gli altri. Alessandro, In campo sicuro, in campo sicuramente. Poi guarda, ti rispondo, rispondo un po' come ho risposto prima a lui. Ancora onestamente devo vedere. Giocherà sicuramente. Ora la collocazione tattica la sto valutando, dai, tra oggi e domani, perché veramente devo fare la conta con un po' di giocatori. Claudia, quello di sempre, insomma. A loro sicuramente non mi fa rispondere, rispondo sempre della stessa maniera, a loro che gli dobbiamo chiedere di più. Sicuramente ci sarà un grande supporto come c'è stato nelle partite precedenti. E noi abbiamo steccato una partita, ma siamo pronti a rimetterci in moto con grande voglia. C'è una sticella anche per il pubblico, come per la squadra? No, sticella al pubblico non ce l'ha, sticella al pubblico finora ha fatto tutto quello che doveva fare, anzi. Ma il pubblico si muove come ci muoviamo noi, ripeto, siamo noi che dobbiamo portare la gente a entusiasmarsi come abbiamo fatto finora, tranne questo incidente di percorso, e più noi faremo bene più loro troveranno entusiasmo e crescerà sicuramente anche il numero degli spettatori. Va bene così? Grazie a voi. Un'ultima cosa, non ti sembra che in questo momento quello che il rinome sicuramente ai teatri da zero, per me può arrivare primo più, in questo momento più delle altre. In questo momento la squadra più forte del campionato, quella più viva, quella più continua, sia invece Novara. Beh, fino alla scorsa settimana eravamo noi Novara, e te l'ho detto, ma sto campionato vive di cicli, no? A volte non è importante chi incontri, è importante chi incontri in che momento, perché per esempio un'altra squadra che stava bene era l'Avellino prima di questa partita qua. Se beccavi l'Avellino rischiavi di prendere una bambola. Sì. Spalli, Benevento e Frosinone hanno pareggiato in casa. Sì, sì, ma perché il Novara è quella che invece sta. Sì, certo, però il Novara veniva tipo noi da un periodo un po' d'appannamento, no? Oh, perché il campionato è così, ci sono dei momenti che tu vai forte, dei momenti che devi tirare il fiato, vedi Spal, vedi Benevento. Sì. Benevento, sai, mo ci ha avuto qualche battuta, è normale. Il campionato è così, capita a noi, capita a loro, capita un po' a tutti. Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti. Grazie.